lavori definitivi. Ma scusate, avete dato voi conto in mille notiziari delle manifestazioni del movimento Notav contro il cantiere, scusate. Ma sono cantieri già, ma lei lo sa benissimo, Fassino. Non stiamo qua a raccontarci storie. No, le storie le raccontate quelli, voi, le storie le raccontate voi da anni. Non sono lavori definitivi quelli. Ma un'opera comincia e si fanno dei, via via ci sono dei lavori che continuano allora, fino a quando l'opera è definitiva. Ma cosa vuol dire? Allora, la definizione di quelle opere. Però vorrei parlare io, non Vorrei dire la mia. Costi-benefici, ne sono state fatte 7. Non è vero. Una. 7. Una, quaderno numero 8 dell'osservatorio. Ma quella è una delle 7. Assolutamente. Due. No. Ce ne sono i documenti. Vabbè, c'è il libro, c'è pur il di libro. Difendere una cosa, dice una cosa che non è vera. Fassino. Ce ne sono 7, due delle quali fatte dall'Unione Europea. Quindi... Ma non è vero. Allora, come è vero, ci sono i documenti, li portiamo qui, cioè, va bene? Allora, appuntamento per i padroni. Me li porta, analisi costi-benefici, me li porta, mi dimostra che sono 7. Io guardi, ho appena aperto su Google, ma io non c'entro. Aspetta, non sentiamo Boldrin che ha il computer, non è come noi, che ha Google, prego. Signorina, posso chiederle, sì. Io siccome ho aperto Google, se vuole le faccio l'elenco, se c'è una maniera faccio share screen, vi faccio vedere quelle che sono uscite. Mi dispiace, io notoriamente non ho una grande passione per il PD. Però ha ragione Fassino, lei sta raccontando balle. No, Boldrin, dove lo sta leggendo? Ma te lo faccio vedere. Adesso gira. Lo schermo è complicato. Va bene, comunque, allora poi arriveranno le carte, prego. Allora, sì. Costi e benefici ne sono state fatte tante. Aggiungo. Ce l'ha detto adesso il professor Boldrin, è inutile dici no, giusto perché non sai più come uscire dall'imbarazzo. Fassino, sei un bambino che non ha neanche il coraggio di accettare la ma verità. Ma come si permette? No, però, mi permetto. Fassino, però, prego. Ma scusi, prego, ma uno che dice no quando è dimostrato che addirittura ho capito. Ci sono lei, i documenti. Lei ha detto la sua, però non c'è modo di... Bene, no, adesso non si va sulle cose personali, prego. Si affida poi questa ottava valutazione a una commissione che è composta in modo assolutamente non imparziale, perché chi la guida ha dichiarato più volte di non essere favorevole all'opera, quindi io presumo che quella valutazione costi e benefici è inficiata da questo pregiudizio, comunque vedremo, lo vedremo quando viene, va bene. Aver spostato i bandi significa dilazionare ulteriormente il proseguimento dell'opera e questo è un danno obiettivo, perché più l'opera tarda a essere realizzata, più questo ha dei costi economici. Segnalo che oggi su un grande quotidiano c'è una fotografia, in prima fila il presidente della regione Liguria, di una cerimonia ieri al Terzo Valico. Il Terzo Valico è la dorsale grande collegamento che da Porto di Genova porta al nord Europa. Anche il Terzo Valico 5 Stelle era partita in campagna elettorale dicendo che era un'opera inutile. Di Maio è andato addirittura nell'Alto Piemonte dove passa il Terzo Valico a fare una manifestazione dicendo non si farà mai. Poi si è dovuto prendere atto che quell'opera è strategica e la TAV è strategica. E a quelli che contestano un treno ad alta velocità, io voglio ricordare che nel tunnel di fianco autostradale passano in questo momento 750.000 TIR ogni anno, più 1 milione di vetture passeggeri. Mi si deve spiegare che 750.000 TIR più 1 milione di macchine non ha un impatto ambientale superiore a quello del passaggio di un treno. O al di là di ogni altra valutazione, ma insomma, ci sono dati obiettivi. Per questo Chiamparino e io abbiamo deciso di scrivere un libro che esce domani. Prego di leggere. Vedete sì, che io non le chiedo questo, non però c'è una sola, è non stato... c'è una sola parola di polemica politica, sono tutti gli elementi razionali che dimostrano perché quest'opera Fassino, però è io le faccio questa domanda per dire, non è stato però, non c'è un tema di governi di centrosinistra che sono stati altrettanto, adesso comunque, prudenti, come dire, nei confronti della... No, hanno deciso l'opera è stata ma nei confronti, avanti. Sì, ma è stato permesso che si bloccasse anche a causa di ordine pubblico, di questioni di ma scusi un attimo, anche questo, ci sono cioè c'era una parte del vostro, delle vostre alleanze negli anni, perché è una cosa di tanti anni che hanno frenato notevolmente sulla TAV, non è stato un problema politico. Ma scusi, ma un'opera di questo genere non si realizza né in 15 giorni né in 15 mesi, perché le grandi opere hanno un iter
costruzione che ha una certa temporalità. È un'opera internazionale che richiedeva, come ha richiesto e si è fatto, ovviamente tutta una azione di negoziazione con l'Unione Europea, con la Francia. No, no, io parlo del profilo interno. Ma se i membri 5 Stelle non sarebbero mai nati, non avrebbero fatto... Ma nessuno contesta... Non avremmo carabetto dalla Val di Susozzi come parlamentare. Ma non contesto che ci sia il dibattito. Torniamo al DEF. Non contesto neanche che c'è un movimento che si è schierato contro. Io contesto l'irrazionalità di quel movimento. Cioè difendo la razionalità dell'opera. Il dubbio era quanto sia stato anche un problema politico. Però devo andare in pubblicità. Prima volevo, siccome dobbiamo salutare...